Buongiorno. Buongiorno ragazzuoli e buongiorno ragazzuole. Sì, so che è incredibile, ma ben tre video sulle tre, non due, non uno, ben tre video a poco l'uno dall'altro. Tra l'altro a breve inizierò a morire di caldo perché ho spento l'aria condizionata per non fare casino. Ma vabbè, perché faccio un terzo video sulle tre? Perché dal secondo video sulle tre, ammetto che la discussione era un po' troppo spezzettata, perché ho tentato di discutere sia delle case che dei videogiochi contemporaneamente, perché da una parte volevo descrivervi quello che ho visto a livello di videogiochi e cosa ne pensavo dei videogiochi, dall'altra volevo parlarvi precisamente di cosa pensavo delle presentazioni dei vari distributori, delle varie case e del loro futuro. Molti non hanno capito, soprattutto la parte di Microsoft. Per quale motivo? Perché chiaramente era quella che ha mostrato più giochi, quindi era quella più spezzettata di tutte, perché ho preso comunque varie affermazioni a destra e a sinistra e perché comunque non era esattamente la più facile da spiegare, quindi saltellando di qua e là, molti non hanno capito il filo del discorso, pensando magari che fosse andato pesantissimamente su quello che ha fatto Microsoft o che non le dessi alcuna speranza o alcun lato positivo, cosa che in realtà non era vera. Quindi oggi farò un video in cui mi concentrerò sull'elemento Xbox Scorpio, Xbox One X, su quello che Microsoft ha presentato e su quello che è, secondo me, il loro futuro e su cosa, e su come si sono mossi, se si sono mossi bene, se si sono mossi male e cosa hanno fatto esattamente alle tre, cercando di fare un'analisi un pochettino più concreta. Perché, ripeto, molti non sono riusciti a seguire quella precedente e io ammetto che il mio discorso era un po' troppo spezzettato, quindi non era neanche facilissimo da cogliere, quindi oggi cercherò di andare un pochettino più dritto, partendo dalla situazione iniziale, perché è meglio porre le basi. La situazione iniziale è la seguente, ed è sotto gli occhi di tutti. La base installata sono il numero di giocatori di una console. La base installata di PlayStation 4 è enorme, ha ormai superato i 60 milioni, è sempre più grande. Quella di Xbox One non è così grossa, non ricordo bene gli ultimi dati, ma dovrebbe essere sopra i 25 milioni, forse sui 30 milioni, è comunque meno della metà di quella di PlayStation 4. È un distacco pesantissimo che non implica il fallimento di Xbox One, perché 30 milioni di base installata sono comunque una base installata che per questo periodo di tempo è enorme, con una grossa presa comunque sul mercato americano che è uno dei più grandi del mondo e in generale comunque un notevole successo a livello di distribuzione, vendita di giochi e tutto quello che è. Sapete tutti benissimo a cosa è dovuta questa differenza di base installata, non alla qualità della console, perché è vero che Xbox One è un cassone che non è facilissimo da piazzarsi in casa e PS4 è un pochettino più bella da vedere a livello di forma, ma a livello di servizi online, anche solo di gamerscore, tutto qua, di servizi interni, eccetera, 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 Xbox One non ha nulla da invidiare a PS4, anzi, a livello di servizi online è persino superiore. Non solo, anche la retrocompatibilità, che PlayStation 4 non ha, è retrocompatibilità limitata, però adesso si è allargata, è diventata anche retrocompatibilità Xbox, cioè la prima Xbox, l'hanno presentata proprio a queste tre, quindi è una console che comunque ti offre notevoli servizi. Quando Phil Spencer ha tolto dalle palle il Kinect e l'ha messa allo stesso prezzo, fondamentalmente avevamo due macchine che erano abbastanza alla pari, con Xbox che addirittura offriva qualche servizio in più, ma è comunque stata dietro, perché per colpa di quel lancio disastroso, lo sapete tutti, il famoso lascito di Matrix, quel lancio terrificante dell'Always Online che ha distrutto la console, che ha fatto dare dei colpi di marketing a mano aperta da parte di Sony a Microsoft e gli ha fatto guadagnare un vantaggio enorme che poi non è mai più stato recuperato perché Microsoft non è mai più riuscita a riavvicinarsi, visto che Sony comunque a livello di marketing le ha azzeccate tutte e Microsoft comunque ha dovuto arrancare da quel lancio lì. Ora, qual è la situazione? La situazione è che le due case si sono mosse in modo abbastanza differente. Tutte hanno cercato di fare una console cross-generazionale, cioè una console di metà generazione, che altro non è se non una macchina più potente rispetto a quella che c'era prima, ma con il paletto della console precedente che deve portare verso la nuova generazione senza però essere la nuova generazione, cioè sempre la stessa generazione ma con delle migliorie tecniche. PS4 l'ha fatto con PS4 Pro, una macchina non di tantissimo più potente, ma che comunque supportava il 4K con l'upscaling e tutte quelle belle cose. E l'HDR, tanto bello da vedere, tutto migliorato bello graficamente, e Microsoft ha deciso di giocarsela sullo stesso campo, ma con più muscoli. Cioè, ha deciso di fare anche lui una console mid-gen. Anche Microsoft ha deciso di fare una console, una versione potenziata dell'Xbox One, ma fortemente legata all'Xbox One senza esclusive. E allora ha fatto Xbox Scorpio, che è venuto fuori che si chiama Xbox One X. Ora, il nome a me fa cagare, senza assolutamente
appello. È brutto, è confusionario, rende ancora più complicato orientarsi per uno che non capisce un cacchio di videogiochi all'interno di quella che è la famiglia Xbox, tra Xbox One, Xbox One S, Xbox One X. È un casino della Madonna. Secondo me è stata una scelta sciocca, però pare che volessero in realtà chiamarla veramente Scorpio, ma per qualche problema legato al copyright o qualcosa non sono riusciti a farlo. Fatto sta che alla fine è stato deciso Xbox One X. E ora è il caso di parlare di questa console, perché la console è effettivamente potente, la console è effettivamente massiccia. Come ho detto, ha un brutto collo di bottiglia alla CPU, la CPU purtroppo è deboluccia, ma a livello grafico la console mena, picchia molto duro. È più potente di PS4 Pro, riesce a far andare i giochi in 4K molto bene, non perfettamente, ma comunque funziona molto bene. Diciamo che per il prezzo che ha, che sono 500 euro, 500 dollari che si traslano a quanto pare in 500 euro secchi, è un bel acquisto a livello di potenza, perché comunque abbiamo un PC da gaming, solo da gaming, non puoi farci nient'altro, solo da gaming, che ti permette di avere delle prestazioni grafiche notevoli su dei giochi che comunque graficamente sono notevoli. È una bella macchina con una bella potenza. E qui ho tirato fuori quello che aveva detto lo sviluppatore di A Way Out. Lo sviluppatore di A Way Out ci è andato giù pesantissimo e ha detto: perché siete esaltati? PS4 Pro è un PC vecchio di 5 anni, Xbox One X è un PC vecchio di 3 anni. Ora, non gli ho dato torto, perché non gli potevo dar torto, perché obiettivamente con le specifiche che ha, i costi che ha, Xbox One X non è un PC di fascia alta attuale. Non è un PC di fascia alta neanche di 3 anni fa, perché non può proprio esserlo a livello di componenti e di cosa ha dentro. È un'ottima macchina, ma non arriva a quei livelli lì. Però è ovvio che fare il paragone Xbox One X PC è stupido, perché sono altri costi. Tu non puoi paragonare una macchina da 1400 euro che va a bomba con una macchina da 500 euro che chiaramente è una console. Quindi per il valore che ha, Xbox One X è una bella macchina e su questo non ci piove, ragazzi. Non si è capito dal mio discorso prima, ma è chiarissimo che Xbox One X è una bella macchina. Però c'è un problema. Sappiamo tutti da giornalisti videoludici che Xbox One X è una bella macchina, ha un costo non esagerato, anzi, anche a 500 euro io credo che Microsoft la stia vendendo in perdita. Non so di quanto, non credo di moltissimo, ma la sta vendendo in perdita. Quello di cui c'era bisogno però era altro, perché questa potenza in più che Xbox One X aveva nei confronti di PlayStation 4 Pro, perché è lì il confronto, tu ti stai confrontando con PlayStation 4, non ti stai confrontando né con Switch, che va da un altro lato, segue un'altra strada, né con i PC, perché non puoi farlo né a livello di costi né di funzionalità, ti stai confrontando con PlayStation 4, tu avevi bisogno di una presentazione che dimostrasse una serie di cose per dimostrare, per dare fiducia all'eventuale acquirente di Xbox Scorpio. Per quale motivazione? È molto semplice. Io ho letto appunto nei commenti molta gente che mi diceva: ma l'ottimizzazione delle API, ma Scorpio è potentissima. No ragazzi, Scorpio funziona molto bene perché, esattamente come PlayStation 4 Pro, vengono sviluppati dei titoli in base alla sua configurazione. Ora, è vero che sono macchine ottimizzate per il gaming e che quindi sfruttano meglio di un PC configurazioni simili a... cioè, un PC con la stessa configurazione non funzionerebbe allo stesso modo col gaming. Ma è dovuto più che alla potenza effettiva della console, all'ottimizzazione dei giochi. Perché? Perché il difficile dello sviluppo PC è l'immensità di configurazioni che ci sono. Perché succedono sempre disastri quando tu fai port per PC? Perché quando tu fai port per PC hai a che fare con una miriade di configurazioni, non le puoi testare tutte, basta una cazzata per mandare tutto in vacca. Quindi è quasi impossibile, se un team non è specializzato nello sviluppo per PC, far funzionare tutto come Dio comanda. Se un team invece lavora per 5 anni, 3 anni su un singolo gioco con una singola configurazione, senza nessun programma a rompere le palle, senza nessuna problematica di potenza e altre cazzate, senza problemi di componenti, di incompatibilità e cose varie, è ovvio che quel gioco viene una meraviglia. Guardate Horizon. Ma se voi guardate quei giochi lì, hanno dei sacrifici, perché parliamo comunque di macchine non così potenti, con dei colli di bottiglia. Lo stesso Horizon, per quanto bello sia su PlayStation 4 Pro, se lo andate a guardare nel dettaglio, guardate la draw distance, guardate le ombre, guardate un pochettino tutto, noterete che ci sono dei sacrifici a livello di dettaglio, sulla distanza, su determinate robe, eccetera, 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 in più va a 30 fps. Ora, capite che se io lavoro su una configurazione singola PC, con una potenza di poco superiore, il gioco va allo stesso modo. Cioè, pensare che
su una console, per quanto ottimizzata, le cose vadano tre volte più forte, è follia, è fantascienza. È come quando parlava Microsoft del cloud processing, che poi si è visto come cazzo ha funzionato. È vero che sono più ottimizzate, ma non così tanto. Quindi, cosa 1, Xbox Scorpio è un'ottima macchina, ma non la dovete sopravvalutare, perché è comunque una macchina che costa 500 euro, non è magica, non ha i superpoteri, non fa andare le cose da Dio alla perfezione senza alcun problema. E infatti, durante le varie prove, si è visto che un sacco di giochi vanno a 30 fps. E qui c'è la prima problematica. Perché? Perché, ripeto, la stampa aveva delle aspettative. Considerando questa potenza di base di Xbox Scorpio, la stampa aveva delle giuste aspettative. Xbox Scorpio, esattamente come PlayStation 4 Pro, si concentra sul 4K, cioè su quella risoluzione una bombatissima pensata per gli schermi 4K, cioè per le super televisioni che costano un occhio della testa e che sono tuttora molto poco diffuse. Cioè sono le TV 4K, gli schermi 4K sono davvero poco diffusi, la percentuale adesso è ridicola. Sta crescendo, perché chiaramente sempre più gente verrà spinta a comprarle, ma chiaramente non sono così tante in giro. Quindi tu, per rendere questa console a livello di hardware davvero più appetibile rispetto a PlayStation 4 Pro, secondo noi, ma anche secondo molti giocatori, non dovevi tanto puntare sul 4K, ma sulla scalabilità dei giochi. Tradotto, dovevi andare dagli sviluppatori e dirgli: ragazzi, ormai le console sono PC, perché è così? Ormai le console sono le PC con architetture AMD. Esattamente come succede con le varie configurazioni di PC, e se io posso giocare in ultra, che cazzo ne so, The Witcher 3, su una configurazione, su un'altra configurazione posso giocare in medium, noi vi stiamo dando una configurazione che permette ai vostri giochi di andare in ultra a 1080p a 60fps o in medium a 4K a 30fps. Facciamo pure in high a volerla fare sbornata. Vai dagli sviluppatori e gli dici quella roba lì. E gli dai la possibilità, oltre al tempo, oltre alle risorse, di fare quel lavoro lì. Cioè tu, nella console, mi dai la possibilità di scegliere tra varie opzioni di giochi. Un po' come accadeva in Nioh, che tu hai hai due scelte, che è quella più lenta ma più bella graficamente, quella più veloce, più fluida, eccetera, eccetera, eccetera. O nell'ultimo Tomb Raider per PS4 Pro, eccetera, eccetera, eccetera. Tu mi dovevi dare quella possibilità lì, cioè tu dovevi andare da tutti gli sviluppatori di multipiattaforma e dirgli noi vi stiamo dando questa console qua, questo kit qua. I vostri giochi sul nostro kit li vogliamo tutti, se uno non ha una TV a 4K, a 60fps, col dettaglio aumentato. Una roba che salti subito all'occhio, perché non tutti hanno una TV 4K, anzi ce l'hanno veramente in pochini. Se c'è la TV 4K, fantastico, il gioco va in 4K a 30fps, perché, come dice Phil Spencer, non a tutti importa le 60fps. A me personalmente importa, conosco un sacco di gente a cui importa, però non tutti lo colgono, non tutti sono interessati ai 60fps, soprattutto su certi tipi di esperienza, quelle più narrative, non è che ne abbiano tutto sto bisogno, quelle più gameplay oriented chiaramente ne hanno bisogno. Tu dovevi andare dagli sviluppatori e fargli quella roba lì, si doveva vedere quella roba lì, noi volevamo la dimostrazione di quella roba lì alle 3, cioè volevamo una dimostrazione di Phil Spencer che andava sul palco e diceva: noi abbiamo parlato con gli sviluppatori, gli stiamo dando una macchina più potente di PS4 Pro e gli stiamo dicendo: voi sulla nostra cazzo di macchina dovete far andare i giochi anche in 1080p meglio, più belli, con più dettaglio, con un frame rate più alto. Così un giocatore che piglia un multipiattaforma di qualunque tipo sulla nostra console gioca meglio. Quella era la cosa su cui doveva puntare Xbox One Scorpio, la numero uno, quella principale. Perché chiaramente se stai puntando sulla potenza devi avere un effetto diretto sui giochi. Invece cosa abbiamo visto? Abbiamo visto ancora una volta pompare al limite il 4K, tanto che la conferenza è partita proprio con questa roba delle risoluzioni che arrivavano al 4K come la grande evoluzione del gaming, senza capire cosa sono realmente le evoluzioni del gaming. E non ha detto quella roba lì, non ha fatto vedere quella roba lì. Quando i giochi sono stati provati alle 3 da case che il kit di sviluppo ce l'hanno già da tempo, ragazzi, perché non pensate che a Ubisoft non gliel'abbia mandato per Assassin's Creed Origins, cazzo, la Scorpio, perché è un gioco un pochino tanto importante. Quando tu hai provato il gioco da una parte e dall'altra, la differenza era quasi inesistente. Quella cosa lì è preoccupante, perché io posso pensare che sicuramente ci siano degli sviluppatori che con Scorpio sotto mano hanno lavorato meglio e hanno fatto meglio i loro giochi, ma se quelli principali se ne sbattono e il gioco alla fine è uguale da una parte e dall'altra, vuol dire che sui multipiattaforma io il vantaggio di Scorpio ce l'avrò molto probabilmente sulla stretta minoranza di giochi.
sui team che hanno forti rapporti con Microsoft, che ad oggi non sono più così tanti, perché, ripetiamo, la base installata di PlayStation 4 è enorme e lo sviluppatore medio chiaramente cerca di puntare su PlayStation 4. Perché quando hai 60 milioni di possibili acquirenti contro 20 milioni di possibili acquirenti, è ovvio che vai sui 60 milioni. Perché, raga, la roba non... cioè, il mondo non funziona con coniglietti rosa, felicità e volontà di fare veramente più belli giochi. Funziona a soldi. Il problema è questo. Ci vogliono i soldi per campare. E i soldi sono dall'altro lato, quelli più grossi, perché sono molte più persone, sono molti più giocatori, sono molti più acquirenti. Quindi Microsoft doveva cacciare quelli, doveva andare là con un bel investimento dagli sviluppatori e dire: noi siamo disposti a darvi delle agevolazioni economiche, darvi delle facilitazioni a livello di sviluppo, entrata, rilascio di patch, tutto quanto sulla nostra piattaforma, per farvi lavorare meglio con i kit di sviluppo, supporto interno, eccetera 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 eccetera. Questa cosa qua dalle tre non è venuta fuori. Se è stata fatta, non si è vista, non se n'è parlato, nessuno l'ha detto in intervista, nessuno ci ha detto un cacchio. Vuol dire che non è stato fatto, perché probabilmente Microsoft non ci ha fatto poi questo grande investimento. Ritorniamo al discorso in cui dicevo sempre che Microsoft non è un'azienda a rischio di fallimento, è un colosso con un sacco di soldi, ma la parte gaming di quel colosso non è il fulcro della sua economia, come è per Sony, dove ormai PlayStation è diventata una delle è diventata forse la branca più aurea e che porta più guadagno all'interno dell'intera azienda. No, non è così, è un piccolo pezzettino di quella che è Microsoft, che viene curato relativamente. È già strano che ci abbiano investito i soldi per fare la Scorpio, però questo investimento non è stato abbastanza massiccio da riportarla in pari. È ovvio che non sarebbe stato comunque facile l'inseguimento, però quella roba qua di base andava fatta. Perché? Perché per riportare in pari un distributore, un produttore hardware, tu devi avere in pari il rapporto con gli sviluppatori. Evidentemente non è così, e questo è un problema per la Scorpio, perché sarà anche la console più potente che c'è sul mercato, e lo è, è l'ultima uscita, è quella con l'hardware più potente, lo è senza ombra di dubbio, quando uscirà lo sarà senza ombra di dubbio, ma se non hai il supporto degli sviluppatori, il tuo vantaggio si perde nel vento. Quindi è una macchina che è muscolosa e potente per il nulla, perché poi a livello di multipiattaforma non hai tutto sto supporto. Quello che si è visto nella conferenza, poi, oltre a non dimostrare questa cosa, perché ripeto, Metro e Anthem giochi con due palle così, se sono esattamente come si vede nel trailer, ma i trailer erano molto cinematici, giocati non li si è visti, erano quelle due cose che si sono viste su Xbox One Scorpio, cioè i traileroni su Xbox One Scorpio, che ti potevano veramente far dire: mio Dio, guarda come va questo multipiattaforma su questa console. Di giocato non si è visto un cazzo, si sono visti i traileroni. Come saranno i giochi nella versione finale ancora non si sa, come saranno le versioni PlayStation 4 Pro e quanto saranno inferiori ancora non si sa. Nel momento in cui a livello di multipiattaforma non sei riuscito a mostrare questa cosa qua, cosa dovevi fare? Aspettativa della stampa numero 2. Dovevi mostrare le esclusive, quelle serie, quelle pesanti, e non parlo solo di qualità, parlo di potenza commerciale. Cioè, marchi forti, nuove IP con potenziale commerciale, titoli, marchi potenti propri, quindi Gears non hai appena fatto, non lo puoi fare, ok, ma fallo vedere sto cazzo di Halo, se ce l'hai, visto che è vero che ha perso importanza negli anni Halo come marchio, ma comunque è una roba che ancora tira. Ce li avrai pure dei marchi da sfruttare internamente a Xbox One? Cioè, Crackdown 3 non è quella roba che ti smuove le console, soprattutto non in quello stato lì, perché sembra uno stato pietoso quello in cui uscirà quel gioco. Sea of Thieves, come ho detto, sembra un gioco molto bellino, tutti quelli che l'hanno visto hanno detto è una bella idea, è ben applicata, è interessante, ma non è un titolo che ti può veramente vendere una nuova console, Sea of Thieves, o mostrare i muscoli di Xbox Scorpio. Tutto quello che è stato mostrato in quella conferenza non è bastato, cioè le cose più furbe che hanno mostrato in quella conferenza sono state veramente Metro e Anthem, che però non si sono visti giocati, quindi è tutto per aria. Pertanto, le cose concrete che fossero in grado di farti dire Scorpio è meglio, Scorpio è una bomba, Scorpio la voglio comprare, nella conferenza non si sono viste.
Quindi a livello di comunicazione loro hanno sbagliato profondamente, perché in quella conferenza dovevi generare hype per la nuova console, a costo di buttare fumo negli occhi, che lo so che è una roba sbagliata, ma è marketing, cioè Sony ci ha guadagnato un vantaggio enorme con sta roba durante le conferenze 3, per carità adesso ha una lineup molto forte PlayStation 4, però prima era tutto fumo negli occhi, nelle prime 3 in cui erano in vantaggio, stavano guadagnando vantaggio eccetera eccetera eccetera. Microsoft dovrebbe imparare a fare un po' sta cazzatura qua, perché il marketing è anche fumo negli occhi. Ci volevano bombe, ci voleva roba che generasse hype, non c'è stata. Si sono fermati lì al guardate quanto è grossa, che quanto è lungo il nostro cazzo su questa console, e non basta per dimostrare la superiorità di Scorpio in un momento in cui sei in larghissimo svantaggio. Capite qual è la situazione, quindi? Io non dubito che Scorpio sarà un'ottima console per i multipiattaforma. Dubito che Microsoft sia riuscita ad ottenere il supporto degli sviluppatori a sufficienza da poterne sfruttare le reali potenzialità. E dubito che abbiano realmente in cantiere delle esclusive potenti abbastanza da poter contrastare quelle Sony, che nella sua conferenza ne ha mostrate giusto 4, che sono molto più potenti a livello commerciale di qualunque roba abbia mostrato Microsoft. Il nuovo Ori è bellissimo, è una roba meravigliosa da vedere, ma è un gioco di nicchia. Crackdown 3, come ho detto, è orrendo, è proprio brutto da vedere. Sea of Thieves è figo, ma non è un gioco che ti vende le console, non è paragonabile a livello di forza commerciale a roba come Spider-Man e God of War, questa qua. Non c'è proprio paragone a livello di lo vedo in un negozio e lo compro per il giocatore medio. Capite qual è la situazione? Cioè, Microsoft se la doveva giocare diversamente, doveva giocarsi le bombe alle 3, perché questo qua era il palco in cui tutti gli occhi erano puntati su di lei, e invece se la sono giocata alla vecchia maniera. Su quel palco c'è stato The Darwin Project, è venuto ancora Minecraft, che io capisco che ormai è di Microsoft e quindi lo devi pompare tutte le volte, però non sono robe che dovevi far vedere su quel palco qua. Minecraft sì, Minecraft lo capisco, cioè per la massa è anche giusto che lo fai vedere, ma tutto il resto, cioè le altre cose che sono state mostrate, ma perché? Perché dovevi tirare fuori le bombe, dovevi generare hype, non lo hai fatto. E questo è un problema molto grave quando sei all'inseguimento, perché quando Scorpio uscirà, perché la gente dovrebbe comprarla? Perché dovrebbe comprare una console che costa 100 euro in più di PlayStation 4 Pro se tutto quello che gli porta è la possibilità di giocare in 4K meglio alcuni giochi, neanche tutti, solo alcuni multipiattaforma, e hai meno esclusive? Diventa ancora una volta un cacchio di soprammobile, non serve più a nulla. E questo qui è il problema, cioè Microsoft nei prossimi mesi deve dimostrare che la sua Scorpio ha un'utilità, ha dei giochi che puoi giocare solo lì a quel modo lì, e alle 3 non l'ha fatto, e questo è un problema. Ha ancora tempo per farlo? Mica troppo, perché lo svantaggio aumenta man mano che si va avanti. Sony ha potuto trattenere i colpi a queste 3, perché dopo aver visto la conferenza Microsoft ha ancora una console che vende di più a un costo minore. Ora vedo anche gente che scrive: ah, ma su Amazon è la console più prenotata. Grazie al cazzo, tutte le volte che un nuovo hardware esce a livello di console è quello più prenotato su Amazon. Lo è stato anche Switch, lo è stato anche PS4 Pro. Non mi sembra che PS4 Pro abbia spaccato il mondo come vendite, eh? Non ne ha vendute pochissime Sony, ma non ne ha vendute neanche le vagonate di milionate. Quindi capite che al momento bisogna vedere un attimino come se la giostrano andando avanti. Però le 3 doveva essere il loro palco principale, l'hanno sfruttato male, questo qua è il male. Io ripeto, non sto dicendo che Scorpio è una merda, non sto dicendo che Microsoft non ha delle robe belle in arrivo, sto dicendo che dovevi fare molto di più a queste 3 per poter recuperare lo svantaggio, e che se hai fatto questo spettacolo qui hai praticamente dato la vittoria in mano agli altri, perché non lo hai creato quest'hype, non hai dato la dimostrazione che serviva. Scorpio doveva essere quella console che in multipiattaforma li faceva andare meglio per tutti, non solo per i possessori di 4K, meglio in assoluto, o capace di offrirti qualche servizio di cross-platform col PC che nessun'altra console avesse mai osato fare. Non ha fatto l'una, non ha fatto l'altra, non ha mostrato le esclusive, non ha mostrato il gameplay dei giochi che gli dovevano far vedere i veri muscoli della console. Non si fa così, non si vince così, non si vince così. Tra l'altro io vorrei tanto capire perché tutte le 3 vogliono fare la conferenza per primi, per quando facendola per primi stai dando agli altri la possibilità di riadattare la loro strategia in base a quello che hai fatto tu. Questa cosa qua non me la sono mai non l'ho mai saputa spiegare, però vabbè, si vede che è
se la credono molto forte, che cosa devo dire? Quindi questo qua è il discorso complessivo, spero che sia stato un attimino più chiaro rispetto a quello del precedente video, perché adesso comunque era tutto incentrato su quello che è Scorpio e su quello che è il futuro di Scorpio secondo me. Come ho detto, per me non è roseo, capisco che ci siano quelli che ci credono, che la vogliono supportare tutto quanto, ma per me quello che è stato fatto a queste tre è sbagliato, sono stati proprio dei grossi errori strategici che dimostrano che, uno, non ci sono stati gli investimenti necessari, due, non c'è stato il planning necessario a fare il sorpasso. Sorpasso che se continuano così e che se entro pochi mesi non ribaltano la situazione, non ci sarà mai. Quindi questa è la situazione, ragazzi. Spero di essere stato un pochettino più chiaro, anche questo discorso comunque era abbastanza incasinato, ma in generale, bene o male, questo è il concetto. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!